In quella stanza d'albergo, seppur comoda e confortevole, non riusciva a prendere sonno. Era stanco, troppo stanco per dormire. La sua giornata era stata frenetica e densa di incontri e di chiacchierate lavorative. Era stanco Antonio, ma soddisfatto. Aveva attraversato la città in lungo e in largo, con i suoi colleghi milanesi che l'avevano portato in giro per una serie infinita di appuntamenti fissati da tempo. La serata si era conclusa con una bellissima cena da Savini, nel cuore di Milano, all'interno della splendida galleria Vittorio Emanuele. Guardò fuori dalla finestra e vide la luce soffusa dei lampioni di via Messina. Si sollevò dal letto e prese il suo smartphone. S'accorse di un cerchietto con la foto in miniatura di Luisa. Gli aveva scritto un messenger. Guardò l'ora e vide che erano le 4 del mattino. Si rese conto allora che erano già 3 ore che si rotolava nel morbido letto di lattice del Leonardo Hotel. Pigiò il pollice sul minuscolo viso di Luisa e lesse: Mio caro Antonio, stanotte ho terminato il quadro quasi non vedendoci più per la stanchezza e per le lacrime. Su quella tela, in parte dipinta con le mie mani, come faccio spesso, c'è un turbinio poderoso di sentimenti, di emozioni, di pulsioni che non riesco più a controllare, che mi travolgono e mi rendono una donna debole, una femmina indifesa, che sento un solo bisogno, essere presa e posseduta da te, mio amato Antonio. Mio amore, il desiderio di te mi sta consumando, mi sta distruggendo. Nulla riesce a trattenerlo, a rallentarlo nell'attesa di te che tra una settimana ritorni e mi faccia respirare dalla tua bocca ossigeno e passione. Vedi, mio amore, ho cercato disperata con questo dipinto di trasferire e trattenere il mio desiderio di te. Non è servito a nulla. Speravo di sublimare in quest'opera la mia violenta pulsione per te, ma tutto si è rivelato vano. Esanime, ho pianto e dipinto, ho mescolato lacrime e trementina, sudore e acrilico, passione e immaginazione. Ho mescolato tutto questo per acquietare questo fuoco che mi sta consumando. Nulla è stato più innocuo. Il mio desiderio di te si è accresciuto. Questo dipinto, ancora imperfetto, amore mio, possiede tutta la forza che mi dai nel lasciarti possedermi come Romolo con le Sabine. Questo dipinto sei tu, mio amore, come io ti amo e ti desidero, più della mia stessa vita. Questo sei tu con me, come amor con psiche. Questo sei tu con me, ricomposto dopo millenni, da quando Zeus, con la complicità di Apollo, ci tagliò in due per renderci deboli e indifesi, sottraendoci quella potenza che ci aveva tenuto sublimi, uniti nell'altra vita. Due ali che adesso si sono congiunte, capaci di toccare il cielo con un volo imperioso. Questo sei tu con me, che fondiamo carni e anime, come due aquile imperiali che planano sulle Alpi innevate e illuminate dalla luce di Dio. Questo sei tu con me, adesso immortali.